Iniziamo a preparare la pasta frolla lavorando 300 g di farina 00 e 150 g di burro freddo. Quando avremo incorporato tutto il burro, andremo a grattugiare la buccia di un limone biologico . In alternativa potete anche utilizzare una bustina di vanillina, un pizzico di sale, 100 g di zucchero semolato, un uovo. Mezza bustina di lievito per dolci. E andiamo a lavorare il tutto. Quando la pasta frolla sarà ben lavorata, la andremo ad avvolgere in una pellicola di carta alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Con l'aiuto della carta forno andiamo adesso a realizzare le forme dei nostri biscotti, a cui aggiungeremo man mano i vari sapori. Inizierò con farina di cocco e bacche di goji. Proseguiamo con uvetta e mirtilli disidratati.
Concludiamo con zenzero, candito e cacao. Io non vi do le quantità delle farciture perché molto dipende anche dal vostro gusto. Andiamo ora ad infornare per circa 12-15 minuti a 170 gradi. Ed ecco i nostri biscotti al gusto esotico appena sfornati. Ora li faremo raffreddare e poi utilizzeremo un po' di zucchero a velo per decorare la superficie, se vi piace. Se questa idea vi è piaciuta, vi invitiamo come sempre a lasciarci un commento giù in fondo al video con le vostre idee, le vostre opinioni o alternative, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!